Sono Cristian Fotti, sono un progettista sociale. Io volevo cambiare il mondo, ero uno dei tanti dei tanti idealisti visionari che volevano cambiare il mondo, come ce ne sono tanti, né più né meno. Mia moglie voleva puntare a un riequilibrio in un qualche cosa che secondo lei era ingiusto, chi troppo, chi troppo poco. Questo è rimasto ed è fortissimo ed è lì. Negli anni si è strutturato in maniera diversa, riteniamo che non sia necessario fare cose enormi, che a volte basta appendere una tendina a una finestra, farlo in una comunione di intenti, avendone capito il senso e il motivo per fare sviluppo. In più, nel mentre siamo diventati poi genitori da ragazzini quali eravamo, e da genitori abbiamo un motivo in più. Se vogliamo trasferire il concetto forte, fondamentale, che non si lascia indietro nessuno e non si deve lasciare indietro nessuno, non abbiamo altro modo che non dare l'esempio ai nostri tre bambini. Sono a Benevagenna casualmente, insieme alla mia famiglia e a mia moglie, casualmente perché siamo entrambi originari di Pinerolo. Abbiamo girovagato, lavorato in giro per il mondo, principalmente in Africa, e una serie poi di eventi ci hanno portato a venire a mettere radici qua a Benevagenna. Abbiamo deciso di acquistare abbiamo conosciuto l'agricoltura sociale, le terapie verdi, e ci è sembrato il modo più giusto per poterci occupare di questi minori in età pediatrica con malattie cronico-disabilitanti o in esiti di traumi. Siamo usciti innamorati di questo posto, che presentava talune criticità, ma che per noi era il luogo dove avremmo potuto realizzare questo desiderio. Siamo stati accreditati in fattoria didattica, con tutti i percorsi che hanno a che fare con l'agenda di sviluppo, degli obiettivi di sviluppo sostenibile, quindi gli obiettivi del 2030. E poi arriviamo qua al cuore, a quello che è il giardino del sentire oltre i confini, che di fatto è il motivo per il quale esiste tutto il resto. È un luogo dove speriamo di poter riannodare alla vita queste persone. Abbiamo portato all'interno animali, capre, pecora, galline, tartarughe, c'è un maialino che scorazza libero, tante piante, alcune che si gustano, alcune che fanno fiori particolari, altre che al tatto sembra di toccare le orecchie degli animali, altre che hanno dei profumi incredibili. E questo ci è sembrato un modo per poter far vivere delle emozioni che non siano solo quelle delle stanze di un ospedale.